dei gilet gialli contro le politiche economiche e sociali del presidente Macron. In diretta il corrispondente da Parigi Stefano Ziantoni. Buongiorno Stefano, sotto la pioggia questo corteo? Sì, sotto la pioggia, ma soprattutto con un clima non invernale, ultra invernale, 26esimo atto. Il corteo è partito poco fa da accanto al porto di Parigi, arriverà alla libreria François Mitterrand. Vediamo, questo è il corteo, 5 chilometri, quindi un percorso molto breve. Gli slogan sono sempre gli stessi: meno pressione fiscale, più potere d'acquisto e soprattutto le dimissioni di Macron. La protesta maggiore oggi è prevista in provincia e soprattutto in tre città, Tolosa, Lione e Nantes. Al momento qui tutto tranquillo, come sempre la polizia accompagna il corteo che dovrebbe terminare attorno alle 18 alla libreria François Mitterrand. E da Parigi, sotto una pioggia torrenziale, vi restituisco la linea. Grazie, torniamo in Italia. Firmato il decreto per i risparmiatori truffati, Stefano Pietrantonio.